Allora, abbiamo tutte e tre le creature in addomesticamento. Una qui, una qui, una lì. Perfetto, sono tutte vicine. Utilizzando il pulsante per saltare, il nostro mammut è adesso in grado di sollevarsi sulle zampe posteriori e scaricare tutto il suo peso, tutta la sua forza sulle zampe anteriori, schiacciando i propri nemici. E tizio, te giuro, torniamo a prenderti. Te lo giuro, guarda, te lo prometto, croce sul cuore. Non ti girare, non ti girare. Sì, no, no, si è accorto, si è accorto. Scusa, 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 no, dai. Ma ti stavo dando pappa, cioè non è che ti stavo dando schiaffi, voglio dire. Allora, siamo tornati nella zona con l'area tipo, non lo so, tossica. E che ammazza le bestie e gli attacca roba giallognola. E stiamo cercando un altro aragnetto. E nel frattempo, visto che qui c'è una specie di grotta. È una grotta? Sembra di sì. Cosa c'è dentro? No, aspetta, ma... Aspetta. Sembra di vedere la luce. Andiamo verso la luce. Ma nella grotta, che bellina che è. È carina e non c'è niente di pericoloso. Di qua c'è un'altra uscita, ma noi possiamo uscire di qua? Sì, ci passiamo. Ah, c'è un'altra uscita per di qua. Ma guarda che carina. Ah, ecco, guarda che bellino, c'ha l'ingresso nascosto piccolino per di qua e poi di là c'ha l'ingresso più grande. Ma è molto carina anche qua per farsi una base. Ma anche queste specie di funghi c'hanno roba giallognola addosso. Ma è normale? Non lo so, mi devo informare, sta zona sinceramente non la conosco per niente. Dai, guarda qui! Questa grotta è troppo bellina! Che non è una grotta alla fine, cioè cos'è, un anfratto? Oh, carina, carina. Peccato che siamo vicino all'acqua putrida. E se non ho capito male, è quando ci passiamo sopra che sento gli insetti. Cioè, tipo, se io mi avvicino all'acqua così... Ah, ora no. Ma la devo toccare. Io non la voglio toccare, che schifo. Cioè, scusa, se io faccio toccare l'acqua alla viverna, succede qualcosa? Muore? No? Sembra di no, però esci da lì che mi fa schifo. E allora quando è che sentiamo quel ronzio? L'ho sentito prima, mi sembrava... Che fosse quando ci siamo passati sopra. Oh, c'è una cascata. C'è una cascatina molto bellina. Non so se là dietro c'è un'altra grotta, ma non ho voglia di rischiare di finire in quest'acqua putrida, quindi lo scopriremo un altro giorno. Allora, intanto ho visto movimenti per di qua. Posso usare sperare che ci siano ragnetti? No, sono raptor. Ok. No, oh, bellino questo raptor. Cos'è? Tipo rosa? Che carino. Ma non siamo qui per questo. Allora, dicevamo, ragnetti, dove state? Allora, in questa zona non ho trovato altri ragni, quindi penso di dover tornare a quella spiaggia. Guarda altri cadaveri qua sotto. Cos'è? Uno stego? Due stego! Guarda due stego qui sotto, morti stecchiti. Ecco, si sente il ronzio. Senti il ronzio? Perché? Perché? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto per scatenare questo suono fastidioso? Mi avvicino troppo ai cadaveri, forse? Saranno quelli che fanno emettere questo suono fastidioso? Può darsi. Allora, vediamo, qua abbiamo dei cadaverini. Sì, se io mi avvicino a sti cadaverini... Senti! No, guarda, che schifo! Che schifo, cos'è? Allora, ci ha rallentato tantissimo. E ci ha sporcato di cacca. Perché? Ma non li ho toccati, mi sono solo avvicinata, non li ho toccati. Ok, comunque... Penso di aver appurato che sono gli animali che producono questo suono. Sì, 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 è quando ci avviciniamo ai cadaveri giallognoli strani. E se stiamo vicini troppo a lungo, ci sporchiamo di cacca. Non ho capito in base a quale logica, però ok. Cici, tu sei bloccato qui. Tu sei bloccato qui, mi sembra, perché sei qua da prima. E sei di livello 50. Ciao, magari che bellino. Ma sto quasi quasi valuto... Quasi quasi potrei anche valutare di prendermi pure lui. Però intanto pensiamo al ragnetto femminuccia. A me non me ne frega niente, io prendo livello 24. Perfetto, c'ho femminuccia livello 24. Qui c'è un altro cinghiale bloccato. C'è un altro cinghiale nascosto tra i cespugli. Aspetta. Ciao, vedo solo il musetto. Sei di livello 12 però. No tesoro, peccato, ma sono tutti bloccati qua. Guarda quello, anche quello è bloccato. Ma quasi quasi. Vabbè, basta, basta, pensiamo prima al ragno. Ok, allora, è un livello 24, quindi io confido nel fatto che ci vorrà veramente poco per addomesticarlo. Quindi vorrei osare a non portarlo via. Ci improfumiamo per bene. I due fococcioli sono entrambi bloccati, non dovrebbero romperci le scatole, quindi no, aspetta.
ci viene giustamente dritta dritta incontro la signorina. Ok. Ok, una data, e ho visto che la barra di addomesticamento era già bella altina. Beh, di livello basso ci dovremmo mettere molto molto meno. Cioè, alla fine la femminuccia è brutto da dire, ma a sto giro ci serve proprio solo ed esclusivamente perché voglio un ovetto. Tanto il ragno non lo userò mai, quindi mi va benissimo averne una di livello anche un po' più basso. It's not a problem. Ah, lì c'è roba che striscia, lì giù c'è roba che striscia. Dai, non venire per di qua. Un altro bucone gliel'abbiamo dato, dai, ne manca, secondo me ne manca uno. Uno, massimo, massimo due, e tu sei nostra, vero piccina, piccina? E nostra, uno, è bastata una, ne è bastata una, perfetto, ciao Cici. No, vieni qua, perché si allontanano sempre? Vieni qua Cici, perfettissimo. Salita a livello 35, non me ne frega una cipa, guarda, vai benissimo così, voglio l'ovetto, io voglio l'ovetto di Araneo. E allora, questo è di livello solo 50, però io il facocerone qua non l'ho mai preso. Voglio dire, mi sembra un po' sciocco lasciarsi sfuggire un'occasione del genere, anche perché questi, se non sbaglio, rompono abbastanza le scatoline quando li si cerca di addomesticare. Quindi per cui, se io provo a sparargli, vediamo che succede. Prova a fuggire così subito? Ma perché provi a fuggire, scusa? O forse sta cercando di girarsi per venirmi in... Ma gli sto sparando i dardi, non... Sì, gli sto sparando i dardi, ok. Cioè, io riesco, tipo, ad addomesticarti così davvero? Fa vedere dov'è. Ho visto roba che strisciava prima, che non si stia avvicinando adesso. No, ok. Lo so che è un livello 50 e non è che sia proprio altissimo. Però, ripeto, perché farsi sfuggire un'occasione così? Cioè, per una volta che Ark ci viene un pochino in incontro, cioè, approfittiamone. Adesso cerca di venirci incontro. Cioè, prima, all'inizio fuggi e poi ti rendi conto della situazione, ti arrabbi e cerchi di attaccare. Non l'ho capito sta cosa. E c'è svenuto! Ok, ok, c'è svenuto il facocero, perfetto. Guarda la roba che striscia, guarda la roba che striscia. Si sta avvicinando tantissimo. Si stava avvicinando tantissimo. Schifo, schifo. Va bene, abbiamo anche 4 pezzi di primate per la nostra... Per il nostro facocero, che a quanto pare, se non ricordo male... Si addomestica con la carne, che non penso abbia molto senso. Non credo, oddio. Non sono sicura che mangi carne. Ah, è vero che lì c'è anche l'altro. C'è anche l'altro araneo. No, aspetta, aspetta. No, 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 non attaccarmi. Araneo, araneo, non attaccarmi il facocero. Non mi starei attaccando il facocero, tu, spero. No, forse no. Forse ce l'ha più con me che con il facocero. Scusa, araneo, ti puoi togliere dal mio facocero? Starei cercando di addomesticarlo. Grazie. Aspetta, facciamo che togliamo il problema subito. Evitiamo. Ok, rotture di scatole di sorta. Perfetto. Ciao Pucciolo, ciao bello. Allora, vediamo un pochino. Quindi a te piace la carnina? Sì, gli piace, a quanto pare sì. Gli piace tanto. Come gli scende la fame, Cribbio. Ah, perfetto. C'ha una fame incredibile sta bestia. Aspetta che ti vado a cercare se trovo altra primate. Se uccido l'altro facocero che è qua dietro, prenderò primate. No, mi dà solo carne normale, peccato. Va là, come si addomestica in fretta, perfetto. Scusa, ma con sti cadaveri, cioè, io posso interagire? Tipo, li posso... Ah, che schifo! Cos'è? È esploso! Cioè, aspetta... Si sono scatenate robe. Allora mi dà feci. Feci, ma perché? Ma perché un cadavere mi dovrebbe restituire feci? Ma no. Ma che schifo. Ok, no, no, non lo facciamo più. Cioè, ci ha dato un botto di cacca. Un'infinità di cacca. E anche un po' di carne marcia. Vabbè, un po' era già nostra, ma ci ha dato tanta, tanta cacca. Ma scusa, abbi pazienza, ma io di sta cacca non me ne faccio una mazza. Scusami. Cioè, ho già bestie che ne producono in quantità a casa, quindi non ho proprio bisogno. Guarda, guarda che schifo! No, ma guarda quanta cacca! Guarda quanta cacca, oh mio Dio! Non ci credo! È una montagna di merda! Cioè, questo è il paradiso dello scarabeo! Cioè, li porti qua e fanno festa, capodanno! Ah, perfetto, e il
ciccio si è domesticato. Yeah! Ok, perfetto. Adesso devo farti uscire da qua. Aspetta che ti libero, penso. Aspetta, tu non riesci a seguirmi, immagino di no, sarai ancora bloccato. Ovviamente. Allora, aspetta. Se becco... Come faccio a liberarti? Non riesco a beccare l'albero che ti trattiene. Ma no, non lo posso colpire. Allora, aspetta, cerchiamo di afferrarlo. Ok, perfetto, siamo riusciti ad afferrarlo. Yeah, abbiamo anche il focaccio. No, vabbè, ma che fortunelli. Ma come siamo stati bravi, ragazzuoli. Bravo Ginetto, grande caccia oggi. Cioè, proprio grande, grande caccia. Allora, visto che il facocerino ce lo possiamo portare così, ci rimane fortunatamente una sfera poké per andarci a prendere il nostro mammut che abbiamo abbandonato da qualche parte. Aspetta che me lo sono segnato sulla mappa, dove? Ci siamo segnati... Ah, è dall'altra parte, ok? Sì, come vedete eravamo un pochino fuori rotta, in realtà non eravamo proprio nella zona dove saremmo dovuti essere per recuperarlo. Okay, come vedete sulla mappa ci siamo segnati anche il punto dove c'è la spiaggetta magica. Che dovrebbe essere più o meno per di là, perché quella zona mi piace molto e sto seriamente valutando di farci una bella base d'appoggio. Secondo la mappa il mio mammut dovrebbe essere tipo qui, ma non c'è. Me l'hanno magnato? Non lo so, spero di no. Sei qua sotto? Ah, qua c'è una bella famigliola di allosauri. Quanti terror board. Mi sorge il dubbio, il mio mammut ci sarà ancora in tutto questo? I soliti allosauri bloccati malissimo. Guardali come sono incrociati male, poverini. cavolo, ci attaccano. Aspetta, brutta merdina. Stavo solo guardando, ma dai. Ma porca miseria, non pensavo ci attaccasse la viverna. Ormai sono così abituata che non ci attacca nessuno. E altri allosauri. E vabbè, cos'è, un raduno? Ok, ma quindi il mio mammut? Ah, niente. Cioè, mi sa... E c'è anche un rex. E vabbè. Guarda lo stego coi colori bellini. Ma porca miseria. Ovviamente noi li vediamo sempre dopo, queste creaturine. Dai, ma mi è morto il mammut? Ma quando? Ma non ho visto notifiche. Cioè, mi è comparsa la notifica e non l'ho vista. Assolutamente probabile. Ho scritto male il punto sulla mappa? Può essere, niente di strano, non mi sorprenderebbe in effetti. Dai, ma più che altro perché era il mammut con le zanne rosse. Era carino, era tanto carino. E io mi accorgo solo ora che nel frattempo noi ci siamo persi il nostro facocero. Ma no, ma ce l'avevo tra le zampe. Dannazione, ma non è che me l'ha mangiato prima... L'allosauro, no vabbè, in un morso non può avermelo mangiato. Dov'è che mi sono appoggiata l'ultima volta? Mi sono dimenticata di riacchiapparlo, cribbio. Oh, questi si sono anche liberati. Non è che si sono liberati mentre si pappavano il mio facocero. Guarda come mi inseguono, brutte bestiacce schifose. Eccolo, trovato. Ciao, bucciolo, scusami, mi dispiace tanto. Abbi pazienza. Mi sono dimenticata, cioè mi sono accorta di averti lasciato cadere qua. Porta pazienza, scusa, guarda, basta mammut. Torniamo un altro giorno a cercarlo. Allora, noi siamo tornati, non possiamo dire di non averlo fatto. Siamo tornati a cercarlo. Non l'abbiamo trovato, cioè non è che possiamo farci niente. Io sento di aver fatto il possibile per recuperare il mammut. Ripeto, mi dispiace solo che era quello con le zanne colorate di rosso, che era molto molto carino, ma non importa. Per evitare di perderci anche il primo facocero addomesticato, no, ce ne torniamo alla base. Prima o poi torneremo a prenderti, promesso. Ok, allora noi siamo tornati tutti sani e salvi nella nostra base principale. Qui c'è il nostro facocerino bellino, che a brevissimo vorrei testare, ma... Prima direi di mettere in accoppiamento i due ragnetti che abbiamo anche già sellato e posizionato nella nursery. Sì, a sto giro non mi faccio fregare. Che schifo. Guarda, sembra che uno stia infilando la zampa nella testa dell'altro. Il problema è che questa non riesco neanche a spostarla perché pesiamo troppo. Quindi niente, ve ne state così, ragazzuoli. Allora, questo è un po' verdino, anche abbastanza carino, dai. Cioè, il colore intendo, il ragno no, il ragno non è bellino. A me i ragnetti piacciono, ma questi sono veramente brutti. Va bene, bando alle ciance, accoppiatevi. State amoreggiando? Sì, vedo cuoricini. Lei com'è, signora? Sì, in accoppiamento, perfetto. Vediamo se riusciamo a farci la sella intanto per...
il nostro maialino. Maialino, focero, come si chiama? Daiodonte. Pelle, fibra e lingotti di metallo. Sì, perfetto, dovremmo avere assolutissimamente tutto. Qua c'era qualcosa? Sì, ok. Eccoli, ci possiamo fare anche la nostra selluccia perfettissimissima. Aspetta che qua c'è veramente troppa gente. Porta pazienza, tesoro. Ok, ti metto qua. Guarda come sei figa qua, perfetto. Opalalae. Aia. Siamo al 98% qui. Siamo al 98%. Ok, è successo qualcosa. Hanno fatto l'ovetto. Penso che abbiano fatto l'ovetto. Ok, eccolo qua. Che bellino che è l'ovetto di Araneo. È molto carino, violaceo. Vediamo di togliere i due signori dalle scatole, grazie. Come sta? Troppo caldo. Ok, aspetta. Ti attacco tutti i condizionatori che vuoi. Come stai? Incubazione 10 minuti. Ma ci mette pochissimo. Sa che anche il maschietto lo dobbiamo togliere con la sfera poké, perché non ci passiamo assolutamente dalla porta. Ok, il nostro veto sta bene. Penso che alla nascita il ragnettino vorrà carne e marcia, quindi ora gliene procuriamo un pochino. E mancano 8 minuti, non so se ho il tempo di testare il facocero. Ma sì, dai, lì c'è un triceratopo, voglio testare il facocero. Speriamo che le nostre altre creature... Che bellino, guarda come sculetta! È troppo bellino! Ti chiamerò Pumba assolutamente. Salve, scusi, volevo vedere se riesco a farla fuori con il tizio. Aiuto! Ok, lui in teoria si dovrebbe autocurare. Dai, ce la stiamo facendo, non stiamo neanche subendo troppo danno. Wow, grande! Bellino il facocerino. Ma aspetta, voglio fare una prova. Già che abbiamo il ragnetto qua. Cioè, tipo, cura anche il ragnetto. Perché si muove così? Guarda, perché balla tutto in questo modo? Vabbè. No, siamo lentissimi. No, niente, tizio, tu seguici. E andiamo con il facocerino. Non so se l'effetto di guarigione coinvolge anche gli alleati. Non me lo ricordo. Volevo fare una prova. Salve. Scusi, ci può attaccare così? Ok, grazie. Compare qual... Sì, ha effetto anche sugli alleati. Vedo l'aura verde sopra il nostro ragnetto. Perfetto, perché ha una vita schifo, mi sa, il ragnetto. Quindi forse è il caso che venga curato in maniera costante. Ok, fa vedere. Come sei a vita, tizio? No, dai, buono, non hai perso niente. Questa cosa della salute, della rigenerazione della salute funziona benissimo. Facocerino, ma io ti porterò sempre come tipo portafortuna. Con ragnetto non ci possiamo muovere, non è lento di più. Comunque, così lanciamo le ragnatele. E così, niente, diamo i mozzichini. Aspetta, venite, ragazzi. Ma guarda com'è bellino sto facocerino. Ma è adorabile come cammina. Allora, qui abbiamo un'altra tartarughina. Io vorrei provare con il nostro ragnetto a fare qualcosa. Tipo così. Ok, l'abbiamo bloccata. Sì, però facocerino, aiutaci, grazie. Ok, perfetto, e ci cura anche. Bravo facocerino. No, vabbè, ce lo portiamo ovunque sta bestia. Ce la portiamo ovunque, l'adoro. L'adoro, ti sparo altre ragnatele, tu non ti puoi muovere. Bloccatissimo. Vai Peter Parker, lo chiameremo Peter Parker questo ragnetto. Peter Parker come Spider-Man. Facciamo un attimo cambio di sella, perché qua altrimenti diventa la lotta infinita. Che facocerino, sei la creatura perfetta. Guarda anche come sculetta, cioè se ne vanta, lui sa di essere la creatura perfetta. Ogni tanto compare la scritta rossa che dice che sta consumando cibo extra per curare gli alleati, ma cibo ne ha. Cioè è un problema, gliene devo mettere di più, quanto gliene devo mettere? Aspetta, io vedi, mi stavo dimenticando, l'ovetto, dai, non sono passati 8 minuti, non diciamo cacchiate. Ah, ok, perfetto. Quanto manca? 4 minuti, perfettissimo. Da adesso in poi noi non ci schiudiamo da qui. Ragnetto, scusami, tu mi stai ancora seguendo? No, stai seguendo il facocerino. No, stai fermo, ho detto fermo. Ok, mancano pochissimi secondi avremo il ragnetto o i ragnetti. Speriamo che escano tanti ragnettini. Penso farà un po' impressione la scena. Eccolo, no, uno, ciao, minuscolo. Ma dai, è piccolissimo, sembra una formica, tra l'altro è tutto schiacciato, è brutto. Aspetta che ti do il cibo, tesoro, sei bruttissimo. Tò pappa. Ma non sta mangiando? Non lo vedo mangiare, aspetta, ma non è che vuole carne normale invece di carne marcia?
Dove sei? Ah, ciao piccolo, scusami, mi ero dimenticata che tu mi stai seguendo, in effetti. Che bruttino, proprio bruttino, bruttino. Allora, proviamo a dare... Ah no, sta mangiando la carne marcia, ok. Ok, se la sta mangiando. No, 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 niente, niente, falso allarme, la magna. È proprio bruttino, bruttino, bruttino. Fammi spegnere di nuovo subito questi cosi, porca miseria, quanto li odio. Ma perché dovevano essere fatti così rumorosi? Cioè, no, secondo me non c'era bisogno, non c'era tutta questa necessità di farli così rumorosi, ecco. Va bene ragazzoli, allora direi che per questo episodio la possiamo anche finire qui, anche perché il povero Ginetto ha i suoi annetti, ecco, ed è un pochino stanco. Vedete, guardate, gli è venuta la barba grigia dalla stanchezza. Mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao!